Speciale Jurassic Park tie-in scena 1. E benvenuti amici del retro gaming, no, nello speciale cinema di Talcane Retro Gaming. Oh, ho deciso di incominciare questa serie di giochi per Sega Mega Drive ispirati a film usciti al cinema proprio con Jurassic Park, uno dei film che ha incassato di più nei botteghini di tutto il mondo. Pensate, più di $1 miliardi e resiste ancora stabilmente al 29esimo posto dei film che hanno venduto più nella storia. Pensate quanto cazzo ha venduto e guardate quanto cavolo sono sudato, ma ragazzi, è un caldo boia. Jurassic Park è un action game a scorrimento orizzontale con molti elementi di platform. Nel gioco potremo scegliere di vestire i panni di uno dei protagonisti del film, ovvero il paleontologo Alan Grant, oppure di un semplice velociraptor. Mentre il primo deve cercare di fuggire dall'isola facendosi strada fra i dinosauri, l'altro dovrà cercare di cacciarlo. Alan Grant ha a disposizione numerose armi, tutte con dei proiettili finiti, come le armi a tranquillante, come la stun gun, oppure le varie granate. Ma voglio sottolineare la natura pacifica di questo gioco, perché nessuna di queste armi fa male veramente ai dinosauri, ma li immobilizza solamente per poco tempo. Mentre il velociraptor, il velociraptor è veramente una bestia, con lui sarà piuttosto semplice sbarazzarvi dei numerosi nemici che vi si pareranno davanti durante la vostra missione. La realizzazione tecnica del gioco fu ineccepibile e il capo del team di sviluppo, Doug Ten Appel, creatore di Earthworm Jim, ebbe a disposizione niente po' di meno che i computer della Silicon Graphics, gli stessi utilizzati per la grafica del film. Anche i modelli stessi di dinosauro utilizzati nel film vennero ripresi e digitalizzati per la realizzazione del gioco stesso. Il gioco alla sua uscita spaccò la critica in due. Sebbene molti ancora presi dall'euforia del film lo definirono un capolavoro, sì della tecnica, graficamente, perché utilizzava gli stessi computer utilizzati per modellare in 3D le scene del film e utilizzate tecniche tipo la stop motion per la creazione delle animazioni dei personaggi, insomma, un capolavoro della tecnica. Ma d'altro canto c'era chi criticava questo gioco perché non dava le stesse emozioni del film. Il gioco non è molto fedele alla pellicola. Ecco, dando un voto sulla scala Talcanian per i tie-in che mi sono inventato in questo momento sulla fedeltà del gioco al cinema, posso dare a questo gioco una votazione di 5 punti su 10. A prescindere dal fatto che ci sono livelli puramente inventati come quello del vulcano, quando mai si è visto un vulcano all'interno di Jurassic Park? Non ci sono avventure all'interno di vulcani, basta. Ma è un continuo saltare da una piattaforma all'altra e sparare a questi dinosauri, cosa che nel film non succede quasi mai. Infatti parte della critica demoliva il gioco dicendo: hai un film stupendo, lo devi sfruttare per un videogioco, e invece mai creato il solito platform sterile. Una cosa vista e rivista, insomma, sembra ogni tanto di giocare a Flashback, ogni tanto a Pitfall, ogni tanto a Indiana Jones, insomma, non ricorda perfettamente il film. Ai. Nel 1994 uscì un altro gioco sempre ispirato al film Jurassic Park, denominato Jurassic Park Rampage Edition. Utilizzando più o meno lo stesso gameplay del titolo precedente, il Rampage Edition continua a narrare le gesta del dottor Alan Grant, ma questa volta non se la dovrà vedere solamente con i dinosauri dell'isola, ma anche con un'associazione, la InGen, che ha come obiettivo quella di rubare gli ultimi campioni di DNA rimasti. Bene ragazzoli, ora ci vediamo uno spezzone del film Jurassic Park in cui io mi sono divertito a domandarmi che cosa sarebbe successo se all'interno del DNA dei dinosauri del parco fosse caduto un pizzico di DNA dei cuochi famosi della televisione. Buona visione. Uppela! Allora, in cucina per 20 persone, l'ultima cosa che ci è rimasta da fare è pulire la ventola in cucina, che io non c'entro. E andate a lavare perché ci avete il sugo fino alle orecchie. Mi raccomando, fate svelti, se no arriva il raptor borghese. A cazzaro. Anzi, io inizio a mangiare. E pure io. Sì, ho un raptor borghese, ma chi ce crede? Almeno gli ho dato 10.
cucina di Bosco della Valtellina. Ristoranti, ristoratori, preparati. Sta per iniziare la sfida. Qui tutte le mattine migliaia di predatori iniziano la loro caccia. Sono famelici, vogliono nutrirsi, vogliono carne. E come la vuole mangiare la carne il predatore milanese? Alla griglia. Allora esiste il mortacci tuo. Ristoratori, eccomi qua. È un cucinone. Qui cosa si mangia? C'è una bella atmosfera. Do un'occhiata al frigorifero. Oh cazzo, la ventola! Qui c'è la cella. Frutta, verdura, tutta ben organizzata. Andiamo a pulirla prima che si accorgi veloci. Darei una pulita magari alla ventola. Oh, non me l'aspettavo! Ma attenzione, nulla è ancora deciso. Perché ancora manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare completamente il risultato. È un cannavacciotopo. Salve, ci fate mangiare qualcosa? Ma che cos'ha? Come mai non si muove? Una brutta indigestione. Ma che ti sei mangiato? Gnocchi di barbabietola con una salsa di gorgonzola. Pasta mista con piselli e gamberi. Oh, fortuna che questo non c'era quella volta. Se no se l'era magnato il meteorite. Tenga questo olio. È un potente lassativo. Sto stronzo mi si è magnato pure l'iPhone. In bocca delle cose oliose, non lo so che cazzo sono. Ah, oh, io gliel'ho messo, eh. Si salvi chi può. Bleh. È arrivata sta cagata. Ah, oh, fatelo suonare sto cellulare, sennò col cazzo che si ritrova. Bene ragazzuoli, la puntata termina qui. Se questo nuovo format vi è piaciuto, ovviamente scrivetelo nei commenti e suggeritemi il prossimo gioco per Sega Mega Drive tratto da un film che io devo trattare. E come avete visto, mi divertirò anche a mettere le mani sul film, a creare qualcosa, un doppiaggio, qualcosa di strampalato. Bene ragazzuoli, grazie ancora per essere stati qui con me fino a questo momento e io vi saluto con un bel bona.